Buonasera a tutti voi, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre breaking news. Un sequestro preventivo per 1,4 milioni di euro è stato disposto dal GIP di Arezzo e questo nell'ambito di un'inchiesta guidata dalla Guardia di Finanza su una presunta frode carosello nel settore della compravendita di auto e macchine agricole. La frode sarebbe stata ideata da un imprenditore parmense insieme ad un professionista aretino. Una frode che sarebbe stata attuata attraverso 8 società appositamente create e con numerosi soggetti compiacenti. L'indagine coordinata dalla Procura aretina avrebbe permesso di individuare operazioni fittizie proprio di compravendita per oltre 1.300.000 euro di evasione. Il Green Pass, che permetterà a tutti i cittadini italiani di potersi spostare liberamente in tutta Europa, verrà presentato dal Ministero la prossima settimana al Forum Risk che si svolgerà proprio ad Arezzo. C'è grande attesa per la Mille Miglia che farà tappa in città e in provincia. Si tratta del terzo passaggio di questa manifestazione così importante nel nostro territorio. Oltre che ad Arezzo, la Mille Miglia sarà anche a Cortona e a Montevarchi. È tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.